Beatrice è un edificio a torre adibito a uffici. Si parla di 22 piani fuori terra e 2 piani interrati. È composto da 3 blocchi diversi per quanto riguarda la superficie del piano tipo. Stiamo parlando fino al 10° piano di 1300 metri quadri, successivamente passiamo a un 1100 metri quadri per poi finire dal 17° alla copertura per 1000 metri quadri a piano. Stiamo parlando di oltre 100 metri d'altezza per quelli che sono gli extra corsa dei vanascensori, mentre il solaio calpestabile di copertura raggiunge una quota altimetrica di 96,60 metri. La nostra committenza è Carpi 92 e le imprese coinvolte sono Edil Tecno Restauri e Capital Pin Holding, che hanno costituito una società consortile ad hoc per la realizzazione dell'opera. Edil Tecno Restauri è un general contractor il cui core business principale è realizzazione di nuove opere o di risanamenti e ristrutturazioni, principalmente diffuse sul territorio lombardo, milanese nello specifico. Capital Pin Holding invece è una società il cui core business è la realizzazione di opere in calcestruzzo gettate in opera. Ci troviamo sul quinto solaio che è stato casserato con il sistema CC4 e lo montiamo prettamente dal basso con le piattaforme pantografate. Ci permette di lavorare in totale sicurezza perché quando saliamo sul solaio per andare a finire le parti di compenso, ormai il solaio è completamente coperto, per cui non abbiamo più pericolo di caduta. Tentiamo di realizzarlo più o meno tra i 20 e i 22 giorni, elevazioni comprese. Le elevazioni di ogni piano sono composte da una maglia di pilastri di circa 13 pilastri, tutti cilindrici e sono tutti casserati con il sistema CLR che ci permette di arrivare a una quota di 4 metri all'incirca. Per quanto riguarda i setti e i muri e i vani ascensore, ogni piano utilizziamo circa 1800 metri quadri di casseratura orma, molto modulabile e assemblabile con le diverse forme dei vari vani ascensore. Un prodotto che ci è stato molto utile per la realizzazione dell'opera è il sistema Windshield o HWS, costituito da questi pannelloni modulari che vediamo alle mie spalle, che ci ha permesso di sostituire il ponteggio perimetrale di facciata, il quale avrebbe reso molto più difficile la posa della successiva facciata a cellule. Ci appoggiamo a Ulma come società e come azienda perché ci segue a tutto tondo sia nella progettazione di tutti i vari sistemi, ci consiglia sempre il sistema più giusto per le nostre esigenze e ci segue anche nel post produzione e montaggio con le relazioni di calcolo e controllando anche proprio con i suoi tecnici specializzati il corretto montaggio e tutte le varie attrezzature.